Eccoci di nuovo qua, amici, con la nuova puntata di Due Quattro Ruote Passioni Motori. Continuiamo la nostra avventura attraverso il mondo dei motori, in questo caso delle due ruote. Torniamo a presentare un altro giovane che parteciperà a diversi campionati quest'anno, andando quindi a riprendere tutti i giovani piloti, le nuove promesse, le nuove leve che sapranno sicuramente dare il meglio di se stessi nella loro carriera. Siamo qui con Mattia Sorrenti, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Mattia, tu hai 18 anni, sei reduce dalla vittoria nella scorsa stagione del MES, quest'anno di nuovo MES, ma anche altri campionati. Sì, quest'anno farò il CIV con la 300 e il trofeo R7 Cup. Quindi tre Sì, campionati, tutti tutti diversi. diversi, l'R3 e il trofeo R7, le prime tre gare saranno in concomitanza, quindi dovrò scendere su una e salire sull'altra. Non sarà facile, però ci proviamo. Un impegno quindi molto, molto Sì. importante, molto, molto diverso Difficile, anche sì. tra tutte e tre le categorie. Tra l'altro nell'RS7 sarete in tanti. Sì, saremmo. Adesso non so bene in quanti siamo, però siamo in tanti. Siamo sì, in tanti. Tanti ragazzi giovani, tutti con voglia di fare bene, di vincere. Quali sono le tue aspettative quest'anno? Ma io spero di, come sempre, dare il mio meglio e niente, cerchiamo di essere tra i primi, ecco, sia con l'R3 sull'R7 con il MES 300. Con quale moto ti trovi meglio? Con quale categoria ti trovi più a tuo agio? Ma con la 300, anche perché ce l'ho da più tempo, quindi l'R7 l'ho provata pochi mesi fa per la prima volta, quindi adesso come ora ti direi la 300. Tre team diversi o... No, il CIV 300 e MES 300 lo farò col team MMP e con invece il trofeo R7 Cup con il team RS Moto. Adesso, quest'anno, questi tre campionati, ma tu hai incominciato da piccolino ad andare in moto. Sì, ho iniziato da quando 3 anni e mezzo, 4, e ho iniziato con le mini moto, poi ho fatto le pit bike, sono passato alle pit bike e poi dalle 17 pollici. Sono tutti e tre campionati che attraversano i maggiori circuiti d'Italia. Qual è il tuo circuito preferito? Ma il mio circuito preferito è Misano. Sì, Misano è il mio preferito. Però diciamo che sono tutte belle, anche Mugello, Vallelunga. Imola devo ancora provarla. Campionato che della Yamaha Cup che questo fine settimana, quindi il 29 a Misano, aprirà le danze. Con quale team gareggerai nell'RS7? Con il RS Quali sono le tue aspettative di questa gara? Moto. Ma allora, come ho detto prima, l'R3 CIV e l'R7 Cup saranno in concomitanza questa gara, quindi dovrò scendere su una e prendere subito feeling con l'altra, quindi non sarà proprio facile facile, però vabbè, ci proviamo. Tu sei molto giovane, il tuo pilota preferito, un pilota che se tu ci pensi dici vorrei essere come lui, magari anche più piloti perché magari è una Sì. caratteristica di uno o di un altro. Ma in realtà cioè, non ne ho uno ben preciso, però uno che stimo davvero tanto è Marquez. Marquez, Sì. quindi anche un pilota particolare, Sì, quindi un lo po' odiano fuori in tanti, però. un po' fuori dagli Sì, schemi. lo odiano in tanti, però io. A me piace. Cos'è che ti piace di lui? Ma sì, lo stile di guida. Sì, lo stile di guida, la grinta e basta. Sì, quindi il suo modo un po' Sì, il suo modo di anche... fare, come guida, sì. Oltre ad andare in moto, hai qualche altra passione Ma a me o... piacciono tutti gli sport. Io come sport pratico appunto le moto, e vado in palestra e studio, cioè vado a scuola. Beh, questo è anche importante. Sì. E tu vorresti fare questo, cioè vorresti fare il pilota Sì, professionista il mio sogno nell'RS7? è quello, arrivare alla superbike. O MotoGP anche, va bene lo stesso. Hai Sì, detto no, sì, poco, due esatto. campionati Giusto, minori, diciamo. E a livello fisico, comunque, si sa che comunque il motociclismo è impegnativo. Fai qualche altro sport, palestra o allenamenti particolari? sì. Ah, beh, sì, vado in palestra, faccio tanta resistenza,
cardio e basta. Quello sono gli esercizi principali, ecco. Si parla anche molto spesso, alle volte viene anche lasciato un po' da parte quello che è l'aspetto psicologico, comunque l'aspetto emotivo delle gare, essendo che voi comunque siete molto giovani e dovete rapportarvi anche con uno sport che è molto anche adrenalinico, molto, molto difficile. Tu come fai a mantenere hai dei metodi per mantenere la concentrazione oppure? Ma io ti dico, molti piloti usano il mental coach. Io non lo uso. E riesco a concentrarmi con la musica, ascolto tanta musica, io cerco di stare tranquillo e basta. Quindi poi riesci in un momento in cui abbassi la visiera Sì, e qui nella sì. prima parti e non. Esatto, qui basta. Svanisce tutta l'ansia e tutto. Pensi solo poi alla gara. Hai qualcuno ovviamente che ti accompagna, tuo papà, la tua famiglia che ti sostiene Sì, sì. in questa attività? Sì. Andiamo nei weekend di gara, andiamo ovviamente sì, tutta la famiglia e ogni tanto vengono anche qualche sponsor a vederci, qualche amico e basta. Gli sponsor sono ovviamente Sì, importanti sono molto importanti gli sponsor. perché sappiamo tutti Sì, che il sì, sì. motociclismo, come tutti e tutte i motori, sono. Sì, devono anche loro fare la loro parte. E sono molto importanti, sì. E i ragazzi giovani, cosa ti senti di magari di consigliare anche a chi vorrebbe avvicinarsi al mondo del motociclismo? Beh, Ti senti di consigliarlo innanzitutto? no, sì, però la mia idea è che devi iniziare da piccolo, perché se inizi già troppo tardi, già quando sei adulto non fai tanta strada, ecco. Quindi Devi bisogna, iniziare, diciamo, da ragazzino, da piccolino. sì, bisogna anche avere la fortuna di Anche la fortuna, avere sì. qualcuno Sì, che ti guidi. molte cose messe insieme. Va bene, allora noi ti ringraziamo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutti questi impegni, per tutti questi campionati. Viva il lupo. Viva il lupo, tornaci a trovare più avanti quando il campionato sarà entrato nel vivo. Noi amici di Obiettivo News vi ringraziamo di essere stati con noi, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata del nostro format 2 4 ruote passioni motori, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social. A presto!